salutiamo gli amici di YouTube e andiamo a fare una deck tech di questo mazzo, che secondo me, da quello che si sta vedendo, è un mazzo molto forte in Timeless. È un mazzo Lurus, quindi torna il gattone, che ricordiamo, quello che fa il gattone ci obbliga, per la, diciamo, per averlo come compagno, a non giocare permanenti che superano il 2 di mana. Quindi chiaramente la curva sarà molto bassa. L'unico drop a 3 è una monocopia di quella Gas Command, perché ci sta. Mi piace averla. Però ovviamente, se non ce l'avete, questa qui è la prima carta che potete evitare di craftarvi, almeno main deck. Quindi dicevo, Lurus, una serie infinita di drop a 1, però diciamo guidati da Mishra Bubble, carta fortissima, bannata in tutti i formati di arena fino ad adesso, legale in Timeless, costo 0, un artefatto, sacrificandolo, quindi lo castiamo a 0, sacrificandolo, guardiamo la prima carta della library di un giocatore, quindi può essere pure la nostra, e peschiamo una carta poi all'inizio del prossimo upkeep. Quindi cosa significa? Che si cicla, con un po' di ritardo, ma si cicla, e di conseguenza è gratis, ci fa fare tante cose, ci dà informazioni, ci permette di fare un po' di trick, poi li vedete anche nei gameplay. Scartini, Inquisition of Kozile, 4, tutto quello che è a costo 3 o meno lo togliamo allegramente dalle mani di Oppo. Tozza, Toxic, ne giriamo 3, 7 scartini secondo me vanno bene in questo mazzo. Stessa cosa di Inquisition of Kozile, ma meglio, perché togliamo qualsiasi carta non terra, però perdiamo anche 2 vite. DRC, droppa 1, il primo droppa 1, DRC, è una dei droppa 1 più forti in generale, nelle varie classifiche, dei formati anche eterni di Magic. Cos'è che fa questo umano sciamano? Quando castiamo una spell non creatura, sorveglia 1, quindi va a farci guardare la prima carta del mazzo e possiamo scegliere se metterla nel cimitero. E questa cosa poi diventa forte, anche perché se abbiamo 4 tipi di carte nel cimitero, diventa un simpatico 3-3 volante che attacca ogni turno se può. Però un 3-3 volante a costo 1 non è male. Altro 4 per la scimmietta più famosa di Magic, Ragavan, carta devastante, fortissima. Cioè, non ci sono molti aggettivi da utilizzare per Ragavan. Questo pirata scimmia, quando connette, fa un disastro, perché ti crea un tesoro, quindi ti fa rampare e poi ti fa mana fix. Guardi, esiliando la prima carta di un avversario o di te stesso, target player library, fino alla fine del turno la puoi castare. Puoi giocarlo anche con dash a costo 2 rapido e ti torna in mano dopo che ha fatto quello che deve fare, se non lo rimuovono. Essenzialmente Ragavan, uno dei migliori drop a 1 della storia di Magic. E questo mazzo ne gioca 3, perché oltre a DRC, oltre a Ragavan, gioca anche il Deathrite Shaman, che è il Planeswalker a costo 1 praticamente. Fa qualsiasi cosa, fa danno, ti fa fare vite, ti rampa, toglie carte dal cimitero che possono essere fastidiose, fa qualsiasi cosa, fortissimo. 4 per, fortissimo, fortissimo, fortissimo. Bolt, iconica carta di Magic, mi farò l'altro disegno di Bolt probabilmente, aspettando che esca il disegno originale, quello classico col fulmine. 3 danni qualsiasi target, 1 istantaneo, non serve dire altro. Anolith, che va a completare droppa 1, spell costo 1 istantanea, se il cimitero è vuoto è uno shock nerfato fondamentalmente, però può fare danno per 6 se abbiamo delirio, quindi vuol dire togliere Oko, togliere un sacco di roba che può essere fastidiosa e possiamo trovare nel nostro cammino. Quindi Anolith, altra bella roba. Chiaramente con tutti si droppa 1, che fai? Non lo giochi l'arcanista, e lo giochi l'arcanista. L'arcanista ti rifà tutti i botti fondamentalmente e tutti gli scartini dal cimitero quando attacca. Quindi per me in questo mazzo è una carta che ci sta. 2 per, non di più. Se però non giocassi con la Gas Command, credo che questa sarebbe la carta che va in 3 per fondamentalmente. Questo Zombie Wizard, già famoso perché giocato in Historic nel mazzo maghi, qua chiaramente quello che fa è ti rigioca le spell gratis dal cimitero, tutti drop 1 che abbiamo, tutti gli instant e sorcery, lui li rigioca. Una delle carte più amate e più odiate di Magic, Orcish Bowmaster, 4 per, punisce tutti i possessori di Brainstorm, punisce i possessori di Uro,
punisce anche chi gioca a bolla impunemente, quindi oltre a fare quello che già fa, cioè fa removal quando entra su DRC, DRC, fa removal su Ragavan, e cioè oltre a essere forte sta maledettamente bene in questo meta, quindi 4 Ferocious Baumaster, 2 per di Croxa. Questo è un mazzo che, allora, non cioè, allora l'obiettivo di sto mazzo è rigiocarle un po' le cose dal cimitero con l'Urus ad esempio, però Croxa comunque è troppo forte per non essere giocata, anche perché la rifacciamo con l'Urus, quindi che devi fare? 2 per forza, carta fortissima, fa 3 danni quando entra, la rigiochi un 6-6 comunque, che ogni volta che attacca fa la stessa cosa, quindi assolutamente Croxa. E diciamo fa anche un po' da wincon in questo deck, comunque non c'è bisogno perché solitamente Oppo concede per frustazione. Con la Gas Command, come dicevo, monocopia, Spell Rakdos molto versatile, ti ritorna una creatura in mano dal cimitero, fa scartare una carta a te o a un avversario, spacca un artefatto e ti fa 2 danni, fa shock eventualmente, quindi versatile, ce la mettiamo, fa un bel po' di cose ed è l'unica, diciamo, risposta main deck contro artefatto, chiaramente non contro Anello perché Anello è indistruttibile. Dopodiché le fetch, 8 fetch, le due fetch con l'ego che abbiamo su Arena in questo momento, quindi che vanno a prendere le Shockland, vanno a prendere le paludi, non ho messo montagne perché tanto il problema è Blood Moon, e Blood Moon chiaramente mettendo montagne non serve a nulla, di conseguenza abbiamo quelle due paludi che in caso di Blood Moon rendono essenzialmente inutile Blood Moon, quindi questo mazzo, diciamo, è anche diciamo immune a Blood Moon. Dopodiché doppia terra animabile, perché? Perché sì, perché tanto le terre noi ai primi turni le vogliamo giocare, quindi sia of the Eye Tyrant che Den, perché ce le vogliamo mettere, perché non ce le facciamo mancare. Le mettiamo, e poi le Fastland, per lo stesso motivo detto prima, noi quello che vogliamo fare in questo deck è avere massimo 3 terre e 4 terre a giocare i primi turni, quindi assolutamente Cliffs ci sta. Andiamo alla side, e nel mostrarvi la side, chiaramente mi sposto per farvela vedere meglio. Per la side abbiamo, oltre all'Urus che ci occupano uno slot, abbiamo un paio di Graveyard Date, la Cripta e la Lanterna, 4 Fatal Push per quei matchup, ad esempio contro Domain Aggro, comunque quei matchup che necessitano di più interazioni in early game. Fatal Push, tra l'altro, con le fetch è un removal molto più forte di come già non sia in Historic senza fetch, quindi fortissima. Extraction, una mia personalissima pet card, perché secondo me ci sta da Dio in Timeless, perché on the draw diventa lo scartino più forte della storia di Magic fondamentalmente, e quindi sì, perché non giocarlo, nel senso che paghiamo uno, togliamo tutto quello che costa 4 meno, e in Timeless tutto costa 4 meno, quindi questo toglie tutto a costo 1 sulla draw. L'unico difetto che ha è che non lo possiamo rigiocare con Arcanista, a differenza di Inquisition of Kozilek. Cast into the Fire per avere una risposta ad Anello, e perché comunque se abbiamo un avversario che diciamo gioca DRC e gioca Ragavan, con questo li togliamo entrambi, quindi una carta che è molto funzionale nel meta. Molter Collapse, in caso di Planeswalker fastidiosi, questa è una carta che può fare anche un 2x1, ma comunque fa removal per Planeswalker, 1x, non mi convince moltissimo questo slot per adesso nel meta, però la mettiamo. E con la Gas Command per eventuali altre risposte agli artefatti. Anche qui due forse sono un po' troppe, la side probabilmente giocando la andrò un po' a toccare, però questo è il mazzo molto forte. Vedrete i gameplay, questo è è un mazzo che per chi già giocava Rakdos in Historic, alla fine si deve craftare essenzialmente Bolt, Ragavan, lo sciamano, se avete preso l'Anthology ce l'avete, quindi Bolt e Ragavan e le fetch. Quindi sono, diciamo, sono 16 wildcard rare che vi salutano per andare ad upgradare il mazzo Historic in quello Timeless. Detto ciò, spero che il video, appunto, spero che il mazzo vi piaccia, lo vedrete anche poi nei gameplay. Spero che il video vi piacerà. In caso, like, commento e tutte le cose che sapete, venite a passare a trovarmi anche nel canale Viola, Discord, Instagram, TikTok, tutto in descrizione. Ok, ciao ragazzi. Giochiamo contro noi in versione francese. Io mi tolgo subito una terra dal mazzo qua, mi faccio un po' di danni però. Mi voglio togliere subito una terra dal mazzo.
Vai. Vai, piccolo Ragavan, vai. Voglio hittare con Ragavan. Se ti levo questa, che succede? Non giochi un cazzo. Vai. Anche looting, dice. Un po' too much, forse, looting. Hai trovato la spell? Ma se vuole fare questa, corchetti in campo, in bocca al lupo. Vabbè, prima cosa qua, hittiamo con Raga, vediamo che succede. Onestamente preferisco di andare col mio piano qua. Mi sto re... Sì, vai, pesca, pesca. Peschi, peschi. Peschi, peschi. Che non è sbagliato. Uè, cava, carissimo. Hai visto Timeless? È vinta. Credo sia vinta. Sì, mi piace, caro. Mi piace. Ho fatto anche il video su YouTube proprio dedicato a questa cosa.
Ma ce lo mettiamo il bloccante, sti cazzi. Questo è il dredge. È il dredge con. Ah, cazzo. E non chiude. E non chiude. Credo. Vedi a che serve l'arcanista. Vedi a che serve l'arcanista. L'arcanista ti fa fare 6 danni in un turno con Bolt. L'arcanista è forte. Lo sai come funziona su Twitch Italia? Ciao Devian. Ti posso chiedere come te la giochi contro Mirror? Contro Mirror io personalmente aumento i Fatal Push e cose varie. Però adesso lo scopriremo. Chi è questo che mi ha salutato? È qualcuno della chat? E qualcuno di voi? Kippiamo. Sì. Iniziamo a sorvegliare. Miglia, cattivissimissimissimo. Terra ci serve? Direi di no. Direi che terra non ci serve. Ciao Popone carissimo, buonasera. Questa la boltiamo. Secondo me qua Omnath può essere fastidioso, però ne ha due. Le line binding ce ne possiamo anche fregare, onestamente. Sono un po' indeciso qua. Sono un po' indeciso, vi spiego il mio ragionamento. Teferi manca un bel po' a castarlo, ma per noi sarebbe un problema enorme. Nissa abbiamo risposta, quindi non la toglierò mai. Le line binding... È che Omnath, non è che abbiamo tutte queste risposte su Omnath, eh? Però, se togliamo le line binding, Omnath, diciamo... Oddio, non è che... Tolgo le line binding, dai. Che è successo qua? Si è bloccata. Che è successo qui?
Perché questa è qua? Che cazzo è? Ma porco due, ma perché? Ma sa, ma dai. Cioè, si era bloccata qui. Che cazzo di bug è? Ma dai, ma che è sta cagata ogni volta? Ogni giorno ce n'è una. Cioè, no. Perso un turno. Vedi che le terre arrivano? Madonna, che hai counter? Reprieve, ok. Allora, un Omnat lo fa. Io tolgo Teferi qua a questo punto. A questo punto tolgo Teferi. Farà Omnat lui. Che uno lo possiamo pure togliere volendo. Allora, se li faccio scegliere... questa può essere fastidiosa per lui. Facciamo Orchi, vai, dopo in caso. Vedi che le terre arrivano, Rocco. Le terre arrivano. Doppio Bolt a me non dispiace, sai? Per nulla. Ho sbagliato, devo mettere in upkeep. Piccolo errore. Però non ha fetch. Minchia, l'ha pescato. Io faccio così. Sì, comunque gli occhi vanno bene. Questo lo togliamo. Potremmo fare così. Ok. Questa è la risposta, orco, io. Perdo un danno, però sti cazzi.
Diciamo che c'ha removal, non dovrebbe averlo, però almeno in caso se risposta a removal pesco coso. Non pare averlo. Sai che... Ma tanto ci arriveranno. Ok. Vediamo che pesca il nostro amico. L'altro Omnath, va bene. Giocherà Omnath. Poi la fece farà casino. Però vabbè. Diciamo che ci poteva andare peggio. Vediamo se doppio blocca sul 5-5. Non credo. Minchia, lusso. Lusso. Ma è il momento di pescare la terra, dai. Sì. Direi che è il momento di pescare la terra. E visto che peschiamo terra, togliamogli eventualmente Omnath più terra dalle mani. E infatti. E poi rigiochiamo turno dopo coso. Che dite? Allora, vabbè, Extraction toglie Omnath. Paradossalmente, qui, quelli che possiamo andare a togliere sono l'Inquisition, perché Inquisition non toglie troppo. Quindi togliamo l'Inquisition. Molte in collapsi, io qui ce lo metto. Sì, ce lo metto. Molte in collapsi, ce lo metto. Anche Fatal Push toglie Omnath, eh? Dai, un Fatal Push. Il resto va bene così. Sì. Gira bene il mazzo, mi piace. No, no, è bello. È anche bello da giocare. Non è facile per un cazzo, eh. Non è facile per nulla da giocare. Ciao Demonietto, buonasera dottor Demonietto. Questo è un mulligan. So riconoscere un mulligan quando lo vedo.
Io tolgo Bolt. Sì, tolgo Bolt. Sono pazzo? Forse. Si testa Rakdos Lurrus. Perché visto che sono proprio vergine del formato, volevo iniziare qualcosa senza che dovessi sfecciare mille cose diverse, più che altro. Delicato. Io qua sfeccerei. Bella la musichetta. Ti garba? Non è che avratte questo. Non ha sfecciato. Eh sì, vai. Oh, mi preoccupavo per adesso l'adder 3-0, eh.